Okay, ci siamo? Okay. Sì, mi sentite anche nel gioco? Mi sentite? Penso di sì. Sì. Ciao Giozzo. Ok, va bene. Dai. Ciuccia tutto, ciucciare, come si prendono? Dai, ok, io c'ho un walkie talkie. Chi è che ne sa? Ok, io ho una torcia. Sono gay, passo. Mario, mi senti? Sì, deve per favore definire la frase con passo, passo. Qual è la quarta lettera dell'alfabeto? Passo. D, passo. Qual è la quinta lettera dell'alfabeto? Passo. Cosa vuol dire, passo? Insieme? De. Passo. Fo! Passo. Ammazza di passo. Stai veramente esagerando, sono entrato dentro, dovreste venire dentro anche voi. Passo. Ok, passo. Ragazzi, che cazzo era? Ma sei un pezzo di merda, mi sono cagato sotto. Ciao raga. Dove sei Mario? Dove non ti trovo più? Mi sono perso, passo, arrivo, passo. Ma sì, io sono da solo, non volevo rimanere da solo, onesto. Ti sento. Dove sei Mario? Dove cazzo sei? Aspetta qui. Sei sopra tu? Ah, eccolo, dai, ok, ora siamo insieme. Però abbiamo questo qui, guarda qui che c'è. Vedi che non l'avevi visto? Chiappa. Bravo, ok. Ok, però tu continua a cercare, io torno qua, fatti trovare qui. Va bene. Dovrebbe entrare a breve. Aspetta. Sono giù. Già, ho visto che hai lasciato delle cose. Sono montato dentro, passo, è fuori, passo. No, non le portare fuori. Quelle le prendiamo dopo, passo, vieni. Grazie. Che succede? No, non è niente, era è un piccolo rito. Questo è un rito. Che paura. Non ti devi spaventare, Mario. Tu non siamo un paura. Noi siamo una crew, no? Siamo una nuova crew noi. Sì, ho paura. La Tomodachi, ma che cazzo sono quei pezzi di guarda, mare? Guarda che vuole mettere il figlio, guarda. No, ma ci mancherebbe. Cioè, però dei cazzi miei, ma porco Dio, ma ma quanta robina! Gianmarco, dove sei? Passo. Mariong, sono fuori. Qui sto prendendo le cose, passo. Ok, stiamo tutti portando cose fuori. È finito tutto ciò che c'era da prendere. Secondo me possiamo tornare alla nave, passo. Sì, però bisogna fare attenzione. Guarda, non c'è bisogno. Ah, dici che torniamo alla nave adesso. Sì, Mariong, il problema è che è notte. Mamma mia, c'è una bella foschia, eh. Ok, ci sono. Vabbè ragazzi, un primo pianeta che è andato veramente. Io c'avevo una chiave, ma non c'era nessuna porta. Abbiamo già raggiunto la quota, Ma che dici? Con un solo pianeta, raga, ma era pienissimo. Era veramente tanto 211, pieno. 211, la quota è 130, quindi vado a chiudere anche la porta. Andiamo a vendere? Molto bravi, molto. Non ha Mario, senso. Ma siamo vicini. No, raga, non ho ricaricato. Ma? Pure io non ho ricaricato. Non ho ricaricato le pile, sono un coglione. Manco io. Ma che è sto ponte? Oh no, ragazzi! No! No, ti prego! Ok. Dovevamo salirci una alla volta, ragazzi. Pensavo di morire. Oddio, che palle! Ah, vero, il marzone è rimasto là. Marzone, hai un problema! Ma cosa succede? Come non entrare? Dove? Perché non devo entrare? Ti ho tirato. No, guarda dov'è. Che hai fatto? Non c'è. Ma dove sei? No, Marzo. Ma scende. Marzo. Pazzesco. Cosa cazzo sta facendo? Marzo, raga, il motore sopra. Tu non hai lasciato un motore no, lì sopra. No, l'hai lasciato lì. Non si può più prendere, vero? Ma doveva cadere. No. Ma tu sei un bocchino, porco Dio. No, ma faccio il giro, fidati. Non può essere una pratica. Ma risaliamo, dai. Entriamo, ragazzi. Disastro. Ok. Questa non si può aprire sopra, si può aprire. Questa non si può aprire, no? No, porco Dio! Marzo, che cazzo era quella merda? Come chi, frate? C'era letteralmente un mostro. Ho
fatto una. Non c'era nessuno. No, frate, ci stava letteralmente. Sembrava uno di quelli là di Minecraft che non devi guardare negli occhi. Marzo, dietro di te! Marzo, non ti gira! Hanno trovato il manichino, forse? Mi sa di sì. Si è scaricata qua. Marzo? Marzo? Professionale con queste illuminazioni. Marzo? Siamo bloccati in una stanza. Marzo? No, ragazzi, mi sentite? Moriamo, ragazzi. Ma è un tubo. Ma non so. A quanto pare quel mostro, se parliamo oggi... Ragazzi, sta qua. Oh, ragazzi, eccomi. No, ti prego. Ragazzi, aspetta che uso braccio di merda. No, porco Dio, no, no. E chi ha ucciso? Manuxo. Manuxo, ma che mando sei ito? Cioè, era tutto buio, non ho la torcia, non me l'hai data. Sono caduto in un buco. Niente, oh, eravamo in quattro, stavamo in corre quattro persone, siamo morti, ma a me mi sei fatto. Quel fio della mignotta. Porco Dio, c'è la dietro. Porco Dio, c'è la dietro. Qui. Ah, ma li sente? Mi sono cacato in mano, porco Dio. No, Marzo. Siamo portati. Ma c'era in mano lui. Sì, ragazzi, se adesso esce, lui esce su quella distesa di nord. Ragazzi, potevamo andare a vendere, me sa. Abbiamo perso tutto. Eh sì. E vabbè, ragazzi, bisogna letteralmente fare tutta la quota con un pianeta. Si può fare. Sì. Allora, ragazzi. Allora, attenzione. Una piccola riunione. Dov'è Mario? Dov'è Mario? Una piccola riunione. Marza, France. Porco Dio. Sì. Aia. Ok. Importante. Poi. Ragazzi. Che succede? Perché siamo diventati tutti. Raga, ma il maestro? Marza! È qui! Ragazzi, ma mi sa che ci inquadra da. Ah, eccolo! È qui, c'è il cadavere! No, raga, c'è un mostro! C'è un mostro da qualche parte! No, era la torretta! No, frate, mi sta facendo una cosa strana, mi sta tipo facendo tutto storto. No, ma pure a me prima! Lo vedi il pezzo di merda da dare a tirare dritto? È meritato! Meritato! Dobbiamo triggerarla. Ragazzi, c'è un mostro! No, via! Ragazzi, c'è una bestia gigante, c'è il colossale dietro! Ma che cos'è? L'ho visto. Dove vai, Mario? Dall'altra parte, Mario. Mario? No! Mario? 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 Che c'è? Dove sei? Ci sei? Sento camminare un mostro. Via qua. Eccola qua. Vieni. Le porte. Che dici? Qui c'è un blob pure. Ma che cazzo di merda di merda è questo? Che cazzo urla? Ragazzi, è dietro la porta. Non aprire quella porta per nessun motivo, Sturnios. Ok. Ragazzi, ma il blob... No, cazzo, aperta. Ma chi è il pazzo che ha aperto la porta, pezzo di merda? È stato un pagliaccio. Ragazzi, non so che cosa dirvi. Evidentemente sono porte con una chiusura non molto ermetica. Vabbè, portiamo alla nave queste robe, dai. Io non entrerei. Aia. Io non rientrerei. Abbiamo poco tempo, eh. Questo pianeta sembra veramente una roba brutta, onestamente. Non è un pianeta bello. Qui non ci sono porte. Questo è un disastro. Che fa? Quindi non so veramente cosa possiamo fare. Mario. Oh merda. Sì. Oh merda. Sì. Oh merda. Sì. Il problema è che il blob apre le porte. Veramente sta facendo praticamente da Madonna santa, guarda come arriva appena apriamo una porta. Tanto abbiamo l'uscita di emergenza qua alle nostre spalle, No. Sono vivo. Gianmarco? Ci sono. Sono qui. Ok. Ma noi abbiamo qualcosa dentro la nave, sennò veramente forse tocca andarsene. Cioè, tocca perché quel mostro. Non. Oh no.
No, ragazzi, hanno messo l'autopilota. I figli di puttana. Hanno messo l'autopilota. Dai, torniamo, torniamo, torniamo. Sali nell'uscita di emergenza. Andiamo qua. Ma dove va? No, lo sega. Come si prende il cadavere? Ma adesso lo sega. No, lo sega il blob. Lo sega il blob. Lo sega il blob. No, non lo sega il blob. Porca troia. Perché sono fermi? Diciamo che avevi a destra uno, a sinistra l'altro. Oh no. Ma che cazzo è sto bordello? Chiudi, chiudi la porta, chiudi devi la porta. Devi chiudere la porta e andarsene, per forza. E invece controlla come i più classici dei film. Porco Dio! Merda, ma cos'è quella cosa? Oh merda, quella era una mano gigante, maledetta. Ma era un'unica mano, sì, era? Oddio. Okay, ma non abbiamo fatto soldi. Cioè la quota non l'abbiamo presa per niente. Abbiamo fatto cagare, ci odieranno. Non abbiamo soldi, non siamo inutili. Che hai comprato? 4 walkie talkie e 3 torce. Bello. 4 walkie talkie e 3 torce. Ok, chi piazza, è il cretino che non si prende la torcia? Dove trovavi tutti sti soldi? Erano i sconti walkie talkie. I sconto come le sub. Come le sub che Mannaia sono in sconto da oggi miseria. Addirittura gratis se avete Amazon Prime. Avete visto per caso qual era la lettera di riferimento al pianeta per capire quanto no. È difficile? Benissimo. Ovviamente no. Benissimo. No, cane! Porco ragazzi, Dio! È letteralmente lì. Ma stiamo scherzando. Ma c'è una chiave qui, l'avete... Non riesco a prenderla. Che cazzo è che chiude? Oh! Vabbè. Niente. Che cos'è sta roba? No, ma Zoo! Perché l'hai preso adesso? È buono! No, ragazzi, ha tolto la luce in tutto l'edificio! Porca, ti giuro l'odio! È buono quello, regà! Madonna, quello qua! Ha tolto la luce! Guarda, ma quello, ma il Marzo è completamente quantico, no, non se ne va, se ne va. No ragazzi, ma siamo nel cielo. Non c'è un cazzo, cioè onestamente. Vabbè, comunque abbiamo preso un bordello di cose, Io le ho mettute fuori, Ragazzi, ho le mani piene, portate roba. Prendo un po' di roba io, ho preso tutto. Andiamo alla nave. No. Ma non sei vivo? No, sono morti, bro. Ma sono morti tutti e due, allora. Perché... E qui si sta facendo tardi, dobbiamo partire, perché alle 9.10 parte la nave nella navicella. Sono andati. Allora, sì, partiamo, dai, partiamo. Andiamo. Mario, comunque... mi hai fatto morire, porco Dio! Ce l'avevo davanti, sì, te faceva, mi sende! E mi si buttava addosso, Dio porco! Allora, oggi, guarda, per amore vi vado a offrire questa cosa, dai. Che cazzo succede? Ah, è la sua cacata. Mario, è la sua cacata quella. Sentila, Mario, sentila. Ok, forse... passo. Ok. Mario, non puoi, non devi parlare. Poi la tieni sempre attiva, la devi spegnere, si scarica. Oh, eccola. C'è qualcosa? Okay. Airhorn. Mario. Me la puoi dare, per favore? Lo stesso. Ma chi è che fa sto casino? È un mostro. È un mostro da qualche parte qui in fondo. È quello che vi volevo far vedere. Chiama. No, ragazzi, raga. C'è di nuovo lui. No, Manu, che c'hai? Che c'è? Manu? No, raga, non lo so più a sentire. Manu! Mi sa che è cascato da qualche parte. Ah, guarda, c'è un dinosauro lì. Come c'è un dinosauro? C'è un dinosauro vicino alla base. Ah, capo di Squared, perdonami. Oddio, guarda! Cristo di Dio, sono due! Madò, guarda! Piano. Mario, fermo, c'è una roba. No, Gianmarco? Deve ancora. Mario. No!
siamo morti. Ma l'ho tutti. Visto che aveva il cadavere del Marzone ancora in braccio. Sì, vabbè, ma raga, ma era una situazione impossibile. Avevo tre vampiri intorno. Era io. Ma era infattibile. Doggio un mostro. Prendo una roba. Giro. La torretta allora inizia a fare zig zag, ma ha preso uguale. Forse non lo devi guardare. Vedi, è impossibile che è una roba strana proprio dell'armadio. Ragazzi, sono dentro l'armadio. Cosa? Cioè, perché sei messo al posto giusto. Sono dentro l'armadio. Ma come è possibile? Ah, che cosa? Mi sono stato riposto nell'armadio. Come un vestito. Ma cosa mi chiudi? Dai, mi chiudi. Ma guarda, ma ti sei bloccato. Ve ne prego. Oh, ragazzi, io non so come si fa. Ah, ok, ok, lo so fare. Via. Fatto. Ok, il primo mostro è stato superato. Ok. Marzo. Dimmi. C'è sta una parte che secondo me ti potrebbe piacere. Vai. È troppo sus, si tocca a nacce. Marzo, però non così tanto a cazzo duro. Il giusto. Marzo, dove sei? Sto cercando la valvola. Sì, ma ragazzi, ma qui c'è una torretta, attenti. Come c'è una torretta? Sì, palese. Ritiriamoci ora prima che arrivino i mostri. Ah, ok, raga. Oh, pezzo di merda! Apri! Ho sbagliato il tasto, raga. Arion? Ma non c'era nessun tasto da premere, come hai fatto a sbagliarlo? Arion, cosa stai facendo? No, chi è dentro? No, Marzone. Cazzo si bacca. Allora ragazzi, raga, con questa roba il nostro totale è 199, no, 125. Non lo so, Marzo. Allora, abbiamo un grandissimo problema. Primo, sta diventando tardi e la nave a breve parte. Secondo, sento dei passi veramente forti. No, non parte la nave. E terzo, ci mancano 5 euro per vincere. Niente. No, Mario mi sa che era morto. Marion è morto, il maestro morto. Ci mancavano 5 euro. Che zella, comunque. Che zella. Possiamo ancora provare a tirarlo fuori dal cappello. Sporro, codo. Ma perché la quota è 71? Non ci posso credere. Non aveva qualcosa addosso Mario Sturnyong, vero? Non aveva preso qualcosa prima di fare quella avventata mossa. C'aveva qualcosa addosso. Abbiamo perso, ragazzi. Niente. Aveva letteralmente tutte le cose più costose. Le aveva lui. Ah no, totale 122. Oh, ma perché hai venduto? Che cazzo hai fatto? No, vabbè. Ma c'avete altra roba da vendere? Ma no, Dio me. Ah, ok, possiamo. Attenti, ragazzi, attenti. Eccolo. Esattamente. Niente. Vabbè. Mi lancerò in mare. Andrò dal mio amico Mario Sturniolo a farci una nuotata. La nave parte. È andata male, raga. Ma tre volte te l'ho detto di stare attento. Sì, è vero. Perché mi guardi storto? Alzo le braccia al cielo stile Totto.